la cultura, nel mondo, perché siamo tutti diversi, parliamo lingue diverse, e sapere una lingua è anche un modo per imparare a conoscersi meglio, no? Perché spesso abbiamo solo un'idea superficiale delle persone. A te ogni tanto è capitato di giudicare una compagna o un'amica dicendo che stupida, e poi in realtà scopri ma è simpaticissima. Ti è capitato? A chi non è mai capitato? Sulla mano. È capitato proprio a tutti. A te è mai capitato di dire come gioca male a calcio quello lì e invece poi cacchio non se la cava mica così male? Sì. È capitato. E a te è capitato che uno ha detto ma quello lì come antipatico e tu invece poi gli hai dimostrato uè, calma con i giudizi. Ma... perfetto. Allora voi, bravi, perché avete già capito di cosa parlo. Adesso pensate un po' a questo. Qualcuno conosce qualche tedesco in questa classe? No, qualche tedesco o qualche cosa di nazionale? No, una persona tedesca. Io ho un italiano che è andato a vivere in Germania. Tu conosci un italiano che è andato a vivere in Germania. Hai già parlato con questo italiano? Ti ha già detto? Sì, non è un italiano. Fa niente. Come si trova lui? Bene. Cosa ti ha detto dei tedeschi? Che non riesce ancora a parlare in tedesco. Lo trattano bene? Non lo sa, tu cosa mi dici? C'ho un amico che allora è nato in Germania, poi dopo 2 anni si è trasferito con l'Italia e adesso è andato a vivere in Germania. È ritornato a vivere in Germania. Dice che è un servizio. Ah, e parlano anche tedesco, fa parte di una delle lingue ufficiali. E dice che uno che è meglio l'Italia. Ecco, che è meglio l'Italia? Perché secondo lui è meglio l'Italia? Perché dice che quando sei con lui fanno di mangiare, quindi cibo, grazie, non mi ho neanche chiesto il nome. Di heißt tu? Federico. Federico, un tu bist? Andrea un Federico, danke, danke. C'erano delle altre mani alzate? Quindi i tedeschi li conosciamo pochi. Poi qualcuno diceva però prodotti tedeschi. Cosa conoscete di prodotti tedeschi, svizzeri, austriaci? Ok, li mangi volentieri? Certo. Meglio la cucina italiana però. Certo. Ok. E ciò nonostante tu lo impareresti il tedesco magari? Oh sì, forse. Cioè dipende. Forse, da che cosa? Se ti serve, pensi che possa servirti qui vicino alla Svizzera e all'Austria e a Monaco che è a 5 ore? Sì, pochettino sì. Pochettino sì. Perché devi ammettere... inglese perché non sono bravissimo nelle lingue. Devi ammettere che il tedesco potrebbe servire. Purtroppo sì, lui mi sta venendo un po' rotto, oh mio Dio. E chi sono i tre che stanno già imparando il tedesco qui? E Tito. Ah, e Tito si assieme. Fai. Però c'è un altro aspetto di cui dobbiamo tenere conto. Secondo voi quello che si dice è sempre vero al 100%? No, nessuno ha idea. Bravissimi. È sempre meglio andare a controllare con i propri occhi. Altra domanda, se tu incontri un tedesco, neanche a farlo apposta, è uno che beve birra, che ha la scodella, che porta i calzini e altre cose, ma che è metodico, secondo te sono proprio tutti tedeschi così? No, no, ma è semplice, ci sono milioni di persone, sono diversi, qualche caratteristica si può lasciare così una birra. Comunque cambia da persona a persona. Ragazzi, io vi faccio un complimento grandissimo perché noi qui abbiamo parlato di cose serissime che sono i pregiudizi e gli stereotipi e trovo veramente delle persone che hanno le idee chiare, cosa che mi capita raramente con ragazzi della vostra età. Allora ragazzi, voi studiate, voi studiate una lingua straniera, l'altra lingua che voi studiate qual è? La prima lingua? L'inglese. Perfetto. Sapete tutti che l'inglese e il tedesco sono lingue di origine germanica. Germanica. Quindi si assomigliano un po'. E lo vediamo qui. Allora, come questo ragazzo si presenta e dice ciao in inglese, ditemelo in inglese, ciao il mio nome è Jenny, hello. In tedesco lo dico prima io e poi lo ripetete. Hello, my name is Jenny. Hello, my name is Jenny.
Italia. English country. Dutch. Ci fu la possibilità di manipolare il voto.
anche voti suffragi che erano negativi, contrari all'unificazione, vennero trasformati in positivi. Quando questo succede nella storia, ragazzi, significa che si ha paura del consenso popolare, si ha paura della espressione libera di un popolo. E per uno Stato che si accingeva a nascere, non era un bel biglietto da visita. Si capisce? Sì. Ci siamo? Vi ho complicato la vita? L'ho resa più interessante? No. Ti ho lasciato come eri prima, Sofia? Sì. Sì o no? No. Che cosa ho cercato di fare con voi? Di farvi capire che anche magari dietro un passaggio storico, l'unificazione, ci possono essere tante angolazioni attraverso le quali leggerlo. E queste angolazioni non ci servono per complicarci la vita, ma per andare più a fondo di quello che è successo, interpretandolo in tutte le sue sfaccettature.